Nell'antico rione Giudecca è custodito uno dei luoghi più suggestivi di Bisignano ed in cui dal legno prendono forma meravigliosi strumenti, grazie alla mirabile arte di grandi liutai. I De Bonis sono famosi in tutto il mondo per la loro pregiata ed artistica produzione di strumenti musicali a corda, tra i quali va segnalata la chitarra battente. Questo strumento musicale, con la cassa di risonanza da fondo ricurva e ovale a fondo piatto e l'aggiunta di una quinta corda detta scuordo, nota musicale cupa, risale alla seconda metà del XVI secolo ed è definito battente per il modo di suonarlo in quanto le corde devono essere percosse e non pizzicate. A cavallo tra i secoli XVI e XVII si ebbe a Bisignano un grande impulso della liuteria, ad opera dei molti cultori dell'arte musicale, della commedia e del melodramma. Tra questi si distinse, sia nella produzione che nel mecenatismo, Carlo Maria Junior Sanseverino, principe di Bisignano dal 1670 al 1704, e sua figlia Aurora, poetessa e musicista. Già da allora i liutai bisignanesi fornivano alla corte del principe strumenti a pizzico e ad arco, richiesti per l'esecuzione dei melodrammi e delle commedie, poiché il principe, come riporta Leopoldo Pagano, si dilettava a gareggiare con altri artisti. Non a caso, gli storici della liuteria considerano la dinastia dei De Bonis la più antica d'Italia. Scorrendo rapidamente avanti nella storia dei maestri liutai, si giunge a Giacinto II De Bonis, il quale si dedicò a forme espressive diverse dal tipo tradizionale di chitarra battente, specializzandosi nella realizzazione di mandolini e rivoluzionando l'attività tradizionale della liuteria popolare bisignanese. Il mandolino inviato nel 1902 al concorso di liuteria di Catania, vero e proprio gioiello di creazione artistica ed intelligenza stilistica, ne è la testimonianza più eloquente. La liuteria di Bisignano venne però innalzata ai massimi livelli dell'arte classica dai due prodigiosi figli di Giacinto, i maestri Nicola e Vincenzo De Bonis. È dovuto infatti alla loro incredibile arte la rinomanza della città di Bisignano in Italia e nel mondo. Per la realizzazione degli strumenti classici sono stati utilizzati legni più pregiati e sapientemente invecchiati: gli aceri, l'abete, il palissandro, l'ebano, mentre per gli altri tipi di strumenti musicali il castagno, il noce, il pioppo e l'ontano. Per la loro pregevole arte, i fratelli Nicola e Vincenzo hanno riscosso successo e riconoscimenti di ogni tipo, fino ad essere dichiarati maestri fuori concorso e annoverati fra i grandi del passato. Ricordiamo l'inclusione dei De Bonis nel Dizionario Universale della Liuteria di René Vanet, edito a Bruxelles nel 1951, che li ha immortalati nel Gotha dell'artigianato artistico e della strumentazione musicale. Nel 1949, a Nicola, gli viene assegnata la medaglia d'oro in occasione della celebrazione del terzo centenario della nascita di Stradivari. Classificatosi al primo posto, i suoi strumenti sono inseriti nel registro del violino, dove sono iscritti i nomi di grandi maestri come Stradivari, Amati, Maggini ed altri grandi artisti. Vincenzo viene proclamato vincitore assoluto e posto fuori concorso al concorso di liuteria dell'Accademia Santa Cecilia nel 1957. Nel 1965 i due fratelli vincono la 19ª Mostra Internazionale dell'Artigianato Artistico di Firenze tra concorrenti provenienti da ogni parte del mondo. Pur lavorando fianco a fianco, allo stesso tavolo da lavoro, Nicola e Vincenzo hanno sviluppato stili personalizzati, tant'è che il suono degli strumenti, realizzati da Nicola,
è diverso da quello degli strumenti realizzati da Vincenzo. Nei due fratelli il genio artistico è nato, ma è anche frutto di tanti anni di meticolosa ricerca di nuove forme stilistiche che danno agli strumenti suoni unici e originali. L'esperto di acustica musicale e storia delle liuterie dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Gioacchino Pasqualini, in una missiva del 1966 definisce il suono degli strumenti De Bonis armonioso, suadente, suggestivo, vibrante, voce possente, quasi umana. Al centro della tavola armonica vi è il caratteristico foro circolare detto rosa, artisticamente lavorata a sbalzi e a strati sovrapposti dal basso verso l'alto, oppure traforata abilmente sullo stesso piano armonico, con eleganti ricami artistici che si richiamano all'arte araba e greca. I grandi musicisti, molti dei quali si sono recati personalmente nella bottega artistica dei De Bonis, conoscono bene il gusto raffinato dei loro strumenti musicali. Le linee l'una diversa dall'altra, le vernici speciali, i meravigliosi intarsi, le decorazioni, fanno di queste chitarre degli strumenti unici ed irripetibili, veri e propri capolavori di pazienza, di calcolata, straordinaria sapienza, perché negli strumenti musicali dei De Bonis ogni elemento, anche quello decorativo, contribuisce alla più pura musicalità degli strumenti musicali. Oggi, nella bottega d'arte, il maestro Vincenzo lavora da solo. È un ambiente luminoso, inconfondibile, un luogo di incontro e di sintesi tra l'arte e il lavoro umano. Un luogo di cultura e di poesia. Entrando in questo ambiente fantastico, il tempo sembra essersi fermato al periodo in cui Vincenzo e Nicola realizzavano insieme meravigliosi strumenti. L'odore inconfondibile delle vernici, il tavolo da lavoro, gli attrezzi antichi del mestiere ben ordinati e le varie forme degli strumenti musicali creano un ambiente davvero unico e per il quale Bisignano è conosciuto in tutto il mondo.